una campagna elettorale davvero pazza, divisa non tra destra e sinistra, ma tra chi vuole dare fondi e soldi alle multinazionali e alle spese militari e chi li vuole dare per dare qualcosa ai più poveri, ai meno abbienti, dal reddito di cittadinanza all'aumento delle pensioni minime. E ha detto bene Scarpinato, qua c'è chi vuole togliere un tozzo di pane ai più poveri per favorire le multinazionali e le realtà più ricche italiane e internazionali. In questa settimana addirittura si vuole portare in Parlamento un aumento di 12 miliardi delle spese militari, mentre non si sono trovati che pochi fondi per aiutare imprese e famiglie che sono in difficoltà con una situazione drammatica di aumento dei costi. Quindi un'elezione tra, come dice Conte bene, tra la parte giusta e la parte sbagliata, non tra destra e sinistra, perché poi in realtà molti programmi sono uguali, basti pensare che sugli inceneritori, sui rigassificatori, sui fossili, e noi troviamo un fronte trasversale che va dalla Meloni a Calenda arrivando fino al PD, e quindi abbiamo sul versante dell'ambiente, dell'ecologia, dei diritti, dei più deboli, solo Conte che continua a mantenere una posizione rigorosa. Quindi viva Dio che l'ex premier ha mantenuto una posizione con una barra dritta molto chiara su questi temi, e quindi abbiamo chi ha detto chiaramente che in prossimi giorni in Parlamento i 5 Stelle si opporranno all'aumento delle spese militari, e io voglio vedere davvero quale posizione avranno. Si opporrà sicuramente anche la De Petris e quelli che vengono dalla direzione di sinistra, ma non capisco cosa fa il PD e i suoi alleati, e quindi è una situazione delicata. Cosa faranno Calenda, Renzi e gli altri mi pare abbastanza evidente. Ora è capire che cosa noi riusciamo a realizzare per obbligare le forze politiche a parlare in modo chiaro di quello che succede. E io credo che ci riusciremo. Ci riusciremo perché dobbiamo fare informazione, dobbiamo dire la verità. Quindi, ben ha detto Scarpinato, togliere un tozzo di pane a chi sta già male e non avere nessuno scrupolo ad aumentare i benefici per le spese militari, o addirittura, cosa ancora più grave, non fare dei decreti e scrivere male dei provvedimenti di legge per non far pagare le tasse alle multinazionali che si stanno arricchendo sull'aumento del costo del gas. Bene, queste sono cose indecenti, quindi non è destra o sinistra, è giusto o sbagliato. E quindi continuare a sentire ogni tanto quelli che parlano del voto utile, e ragazzi, il voto utile è quello che serve alle persone, il voto utile, poi dipende, uno utile per cosa? Utile per il malcostume politico? Ebbene, allora si votassero i delinquenti. Utile invece per aiutare i più deboli e per fare il bene dell'ambiente? Allora bisogna votare chi è coerente su questi temi, chi dice sì all'economia circolare, alle rinnovabili, no ai fossili o agli inceneritori, che sono l'estrema ratio ma non possono essere la prima soluzione sull'emergenza rifiuti. Quindi oggi dobbiamo avere innanzitutto, abbiamo il compito, dovete diffondere la verità, la conoscenza, dire a tutti quello che è la verità. Io ho fatto il parlamentare, ho fatto anche il ministro, sono sempre stato dalla parte delle cose giuste che credevo io, cioè fonti rinnovabili, raccolta differenziata, abbiamo fatto l'eco bonus, anche qui dopodomani si tratta di convertire in legge un decreto nel quale possiamo salvare 40.000 aziende che sono state, che rischiano di essere truffate dallo Stato, perché lo Stato gli ha detto fai l'efficienza energetica negli edifici, adesso non gli danno più i soldi. Bene, su queste cose non è che è Conte che esagera, Conte fa il suo dovere di rappresentante delle istituzioni, perché è stato un Presidente del Consiglio peraltro autorevole, e dice che lo Stato quando dà la parola la deve mantenere, ed è assurdo che non la voglia mantenere verso le aziende che stanno lavorando all'efficienza energetica. Le case dove si è fatto quell'intervento sono quelle che non stanno avendo il minor impatto di aumento della bolletta, e allora sono state create tra l'altro decine e decine di migliaia di posti di lavoro in questa edilizia a sostegno dell'ambiente, invece che nell'edilizia che cementificava e che poi creava i condoni edilizi. Quindi ci sono scelte giuste che vanno premiate, ma soprattutto prima di tutto i cittadini devono conoscere per deliberare, e io credo che se avranno la conoscenza molti, invece che astenersi, essere delusi eccetera, potranno sostenere
il voto utile e giusto, che in questo caso il voto a Conte, che è stato capace di scegliere poi anche candidati giusti. Come io ho detto sempre, Livio De Santoli, prorettore della Sapienza sulla sostenibilità, uno dei massimi esperti italiani, un vero ambientalista, un vero ecologista, il voto green è a uno come Livio De Santoli, che è un candidato indipendente dei 5 Stelle a Roma, capolista, oppure il procuratore della Repubblica antimafia De Rao, che anche lui è candidato indipendente scelto da Conte, oppure Scarpinato, che è un candidato indipendente scelto sempre da Conte e che ha detto chiaramente una cosa giustissima: è vergognoso un dibattito dove si vuole togliere il tozzo di pane a chi non ha niente e si sta zitti, nel migliore dei casi, o si è a favore di cacciare 12 miliardi in più di spese militari e di favorire le multinazionali che si stanno arricchendo sulla speculazione. Vergogna. E un saluto a tutti e un auspicio: aiutatemi a diffondere il più possibile elementi di verità e di consapevolezza. Poi ognuno può scegliere quello che vuole, ma l'importante è sapere la verità e sapere che questa settimana il governo attuale, con la contrarietà palese solo di Conte, vorrebbe aumentare di 12 miliardi le spese militari, e in Parlamento si vedrà chi si comporterà in un modo e chi in un altro.